my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine. Oh, sono le 14:45, anzi 46 minuti precisi in questo istante. Siete naturalmente sempre sintonizzati sulla magnifica frequenza 94.900 di Radio Insieme. Siete all'ascolto di Tant'Anche, però siete all'ascolto ancora per non molto, anzi ancora per pochino, perché siamo arrivati, come amo dire, alla frutta, anzi forse addirittura al caffè, se non alla mazza caffè. Tra pochi minuti infatti ci saluteremo e ci risentiremo la settimana prossima. Voi, i più attenti e le più attente di voi, sicuramente ai più attenti e le più attente di voi sicuramente non sfugge che tutte le nostre puntate ormai da parecchio tempo a questa parte sono chiuse dal Canto in Ottava di Giovanni Bartolomei, che è solito ricordare la giornata, o insomma che ha in questione, per esempio oggi evidentemente il 30 maggio, ricordandosi e citando degli avvenimenti passati che sono avvenuti in questa data. Più o meno questo è quasi sempre l'argomento dei suoi canti, è questo, anche se a volte sono anche altre cose. E oggi invece proprio il nostro poeta oggi ricorda proprio un avvenimento risalente al 30 maggio del 1924, che ora vi vado velocemente a presentare. Allora, appunto il 30 maggio del 24, Matteotti prese la parola alla Camera dei Deputati per contestare i risultati delle elezioni tenutisi il precedente 6 aprile. Mentre dai banchi fascisti si levavano contestazioni e rumori che lo interrompevano più volte, Matteotti, denunciando una nuova serie di violenze, illegalità ed abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni, pronunciava con un discorso che sarebbe rimasto famoso, e diceva: contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. L'elezione secondo noi è essenzialmente non valida, e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni per vostra stessa conferma dei parlamentari fascisti. Dunque nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Vi è una milizia armata composta da cittadini di un solo partito, il quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse. Il discorso, disse ai suoi compagni di partito: io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Il 30 maggio 1989 fu eretta a piazza Tiananmen, di fronte alla grande fotografia di Mao Zedong, presente sopra la porta di Tiananmen, una statua alta 10 metri, costruita in polistirolo e cartapesta, denominata Dea della Democrazia. L'esercito popolare di liberazione distrusse la statua durante le proteste del 4 giugno. Bene, sono, come dire, questi due avvenimenti legati, e ora quindi andiamo a sentire con l'orecchio curioso, come tutte i venerdì a quest'ora, il canto del nostro poeta. E per quello che riguarda noi, invece, naturalmente non è un segreto, se vi dico, voi lo sapete, che ci si sente la settimana prossima sempre dalle 14 alle 15, sempre questa frequenza, la magnifica 94.900 di Radio Insieme, e ascoltiamo religiosamente cosa ha da dirci il nostro poeta. Ni 24 proprio, i 30 maggio, Giacomo Matteotti in Parlamento dei fascisti denunciava l'oltraggio alla democrazia senza sgomento. Ci volle schiena dritta e coraggio, il che non era facile ai momento. Difatti il 10 giugno fu rapito, poi ritrovato morto e seppellito. Poi nell'89 il sacro invito a rispettare la democrazia in piazza Tiananmen fu ribadito, ma in Cina ancora pare un'utopia. Un mi voglio nasconde dietro a un dito, ma credo che bisogno ancora ci sia. Di schiene dritte aggiungo che fa schifo la gente che non ragiona ma fa il tifo.